Marco! Oggi sono venuta nel laboratorio di un impagliatore di sedie, di Stefano! Ciao! Lui è un po' uno dei miei amici, vecchi amici di Genova, ormai. Quindi conosco abbastanza di sedie di paglia, forse. Ah, perché? Sì, però ancora devo imparare tante cose da Stefano. Guardiamo insieme. Si vede la differenza, cioè li vedi i due oggetti? Sì, quello più un colore scuro, però più o meno al uguale, campione. No? È molto diverso, sì, cioè. Però la lavorazione. Diverso? Sì. Intanto questi sono due sedili di sedie di Breuer, che era un design. Mm. Qua vedi in corrispondenza di tutti questi punti qua, ci sono dei fori in cui entrano e escono i fili di giunco con cui io costruisco l'intreccio. Qui invece cambia tutto il sistema, c'è tutta una scala natura. È vero, come tagliato tutto. Che percorre il perimetro della sedia e poi viene incastrato dentro il tessuto già pronto. Oh. Questa è una produzione industriale, ma anche questa era una produzione industriale, solo che ha la raffinatezza, diciamo, di avere l'impagliatura eseguita a mano. Ma quello che ha fatto mano è più dura, perché ha fatto mano... Dovrebbe dare garanzia di quell'esistenza. Di qua vanno a far presa sul legno, filo. Se guardiamo dietro, capisce, esatto, subito quello ha fatto mano oppure, esatto, quello di... Qui invece non c'è niente. Ok, capito. Perché c'è solo la scala natura in cui viene incastrato e incollato. Anche questo resiste, solo che alla lunga quello dà più garanzie. Il colore con cui io accompagno il sedile dipende da quello che c'è nella spalliera, che io posso vedere in base alla paglia vecchia che ho tolto. Per cui questa evidentemente aveva una spalliera più scura, questa invece ha una spalliera più chiara. Mettere colore è giusto e difficile. Tu non è facile. Capisco. Tingere è un po' una menata. Allora anche questo dopo devi mettere colore? Certo, eh? Certo. Perché adesso è troppo chiara. E questo è il colore naturale del giunco. Mm-hmm. Poi dopo con i mordenti, le tempere e la gomma lacca si fa il colore. È come due sedie di molto diverso. Questa, ad esempio... Paglia? No? Sì, paglia palustre, erba palustre, ed è una cosa non strana. Per campagna? Esatto, le sedie rustiche. Il bello di questo materiale è che puoi regolarti il diametro, a seconda del tipo di sedia che hai e dell'effetto che vuoi ottenere. Più fine è, più raffinato diventa il lavoro. Vedi che viene cioè non è una cosa pronta, bisogna mettersi lì e costruire la treccia. Quindi più lavoro rispetto a questo? Beh sì, è un lavoro diverso, è un po' più faticoso. E... Se lotto qua, devi togliere tutto oppure puoi fare solo sì, qua? Sì, bisogna rifarlo. Di fare tutto? Sì, sì. Ho imparato tutto qui, tutte le varie legature, e anche il piano, il pezzetto, non tanti come quello là, però. Lo metteremo a posto anche questo. Okay. Questo quale materiale usi? In questo caso uso della corteccia di giunco, questo qua. Spesso? È più largo, sì. Mm-hmm. Questo è il midollino, quella poltroncina lì. Capito. Sì, questo è più cuore. Regno che... Sì, però è flessibile, vedi? Perché il giunco è flessibile, non è bambù, è giunco. La canna del giunco è piena di questa roba qua. Quando tira vento, fatti giunco, vuol dire quando le cose vanno male, cerca di adattarti alla situazione. In Italia questo si dice? A Napoli. Uno, se tu le usi tutti i giorni, ci diventa un cuscino. Ah, cuscino. E lo dico a malincuore perché
non si vede il mio lavoro, ma dal punto di vista di funzionalità è fondamentale. Secondo, se nei mesi invernali tu hai la casa molto calda, con i caloriferi e tutto quanto, allora da di sotto dove la canna è porosa, dove è ruvida, inumidirla una o due volte durante i mesi invernali con un po' d'acqua. Solo acqua? Sì, perché è giunco, nasce nell'acqua e deve essere ogni tanto inumidito. Molto facile. Molto facile. Anche cusino. E poi cusino è un po' peccato veramente quello tutto. Lo dici. Tutti i giorni ti siedi a pranzo, penso, allora conviene. Sì, io cerco di sedere dove non c'è paglia, quindi tipo. Il fatto del cuscino è che se io ho i jeans con la cucitura pesante, il portafoglio, le chiavi, prima o poi non sto fermo seduto, mi muovo, certo. Prima o poi qualche filo rompo, quindi. Ok. Questi due capi li metto in questo cappio, che è questo. Per collegare. Per collegare. Con quello nuovo. Esatto. Bisogna tirare ovviamente, dare tensione. Ok, senti. Suona. Usi quello in tanti anni. Questo sì. Questo è veramente. Importante? No, importante no, però è perché. Con questo attrezzo che si chiama ago, che è forato sia qua che qua, si farà questo discorso qua. È una cosa che serviva per imballare le scatole. Una volta invece della plastica usavano questo metallo qua, questo ferro molto leggero. Sì, questo sì, è quello è più importante. E anche questo è molto importante. Cos'è? È un ago da tappezziere. Serve ad alzare i fili nel momento giusto, al punto giusto, per riuscire a farne passare un ago. Quale stagione è meglio di farlo? Ah, non saprei. Non saprei dirti. Però se una giornata è umida, secondo me meglio. Si lavora un po' meglio, sì. Allora non lamentiamo. No, non lamentiamo, insomma, io preferisco le belle giornate. Poi casomai lo bagno io giunco per lavorare. Ah, è vero. Se c'è il sole sono più contento. Giunco piace acqua. Sì, perché nasce nell'acqua. Quindi. Adesso abbiamo visto tutto, ho capito molto bene di sì. Paglia di sedie di paglia. Esatto. Mia casa c'è 6 sedie di paglia e poi un portorona molto bella di paglia. Adesso comincio di curare con l'acqua, ho capito, devo mettere ogni tanto acqua. Sì, durante l'inverno quando fai i caloriferi accesi. Sì, mantenere la elastica. Esatto, per mantenere l'elasticità. Una volta ogni tanto. Sì, una o due volte durante la stagione. Molto facile. Molto facile. Poi io amo molto sedie di paglia, uno stile antico, anche vintage. Quindi quando aggiungo un altro sedie faccio attenzione, perché adesso ho capito la differenza tra quello fatto a mano o quello di industriale. Esatto. L'abbiamo vista. Sì, sì. È come questo volto, devo vedere bene anche dietro. Giusto, bravo. Esatto. Esatto, molto facile. Molto facile. E poi tutta l'informazione di Stefano Cavalieri, scritto tutto qua. Quindi quando bisogno di riparare una sedia di paglia, chiama pure. Poi, se ti è piaciuto il video, metti il pollice su e iscriviti al mio canale, Coco Genova. Poi, io ho un altro 2 canali, Coco Japan e Coco Beauty. Quindi, iscriviti a tutti i tuoi canali.